Buongiorno, bentornati al MEI 2015 di Faenza. Allora, credi nel MEI? Sono giapponese. Grazie per questo intervento. E posso farti due domande? Prego. Come ti chiami? Federico. Federico, allora stiamo andando anche in diretta web tv su radioscience.it. Siamo una piccola web radio. Guarda, vieni pure se vuoi venire. Mettetevi tutti nel video. Esatto, andate pure tutti di là. E, allora, siamo in diretta su www.radioscience.it. Cosa ci fai qui al MEI di Faenza 2015? Siamo venuti per, diciamo, sponsorizzare, tra virgolette, ciò che può essere un progetto riguardante rap emergenti. Quindi pratichiamo un po' l'hip hop e quindi cerchiamo di portarla avanti come cultura, ma soprattutto come musica, ecco. Da dove vieni? Io vengo da Cava di Tirreni, provincia di Salerno. Provincia di Salerno, quindi avete fatto un bel viaggio per venire fin qua, no? Cosa ti aspetti dal MEI? Beh, ci aspettiamo sicuramente qualcosa di buono. Ecco, quindi niente, aspettiamo che vada in porto un qualcosa di importante, ecco. Come ti sei preparato per venire qui al MEI? Hai portato un CD oppure sponsorizzi la tua pagina Facebook e i canali YouTube? Ho portato un CD che ho fatto io e poi sponsorizziamo certo anche il CD, ma soprattutto ciò che riguarda sempre l'autore, ma soprattutto le pagine web e così via. E vuoi ricordare una pagina su cui magari possono seguirti i fan o comunque gli interessati di questo genere musicale? Allora, ho una pagina web su Facebook, si chiama Jacobs, e poi c'è anche su YouTube due miei video, e tra cui Anima Antica e Terra Abbandonata. Ok, e un'ultima domanda prima di chiudere, volevo chiederti cosa ne pensi delle etichette discografiche indipendenti, se secondo te è un bene per la musica che ci siano tante etichette discografiche piccole, oppure meglio un'etichetta discografica, diciamo, grande, tipo una sorta di multinazionale, diciamo? Io penso che ogni etichetta ha la sua storia, la sua concretezza, ecco, quindi spero che comunque ci siano etichette soprattutto interessate, che non danneggino la musica ma che favoriscono un ampliamento del genere di cui praticano, ecco. Esatto, perché magari, ecco, quello che un'etichetta discografica un pochino più grande magari può fare è quello di influenzare l'artista in un determinato modo per, diciamo, per favorire delle vendite, ecco, magari. Invece magari un'etichetta più piccolina è un po' meno influenzata dal mercato. E, in questa edizione del MEI hai conosciuto altri artisti qua in questa giornata? Altri artisti magari che fanno il tuo stesso genere, oppure non so. Momentaneamente no. Momentaneamente no, ok. Da poco siamo arrivati, quindi stiamo girando un po'. Hai un canale YouTube o iTunes, Spotify? Canale YouTube, sì. YouTube. Un canale YouTube si chiama Jacobs STL e invito a tutti di farci un giro sopra. Ecco. Bene. Ok, ringraziamo Jacobs e grazie mille, ci risentiamo tra poco.